siamo il 14 giugno 2023 e negli ultimi video riguardanti il ragazzo che mangia e che beve mi avete consigliato quest'altro video. Prima di cominciare mi raccomando, tutti i miei link in descrizione come sempre. Tempestate di like questo video, mi raccomando, il gesto segomante, perché il like va fatto in questo modo, altrimenti non è like. Iscrivetevi a questo canale YouTube se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina. Il mio Instagram, come al solito, ve lo impiallo possentemente nel vostro apparato rettale qua sotto. Venitemi tutti a stalkerare anche su Instagram. E andiamo subito a visionare questo fantastico, curiosissimo e super interessante video. Via! Salute ragazzi, benvenuti in questo video oggi. Salve ragazzi, benvenuti in questo video oggi. Ora è stato più chiaro, ho capito praticamente. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video oggi. Come sempre, oggi e sempre oggi. Un video molto diverso dal solito. Raga, questo è un video diverso dal solito. Solito. I'll tell you. Volevo salutare tu. Non mi ricordo il tuo nome, ma ti saluto. Dorian B. Sai, ciao. Ciao, grande. Ciao. 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 Bene, oggi volevo provare a fumare un grissino, allora. Ma come un grissino? Ma non era un pezzo di carta? Ma ci sto rimanendo male. O grissino, o pezzo di carta, in ogni caso sono cose che non si fumano. Premesse tattiche, non ho mai fumato, non fumo, forse fumerò, ma chi lo sa. Ma allora se non hai mai fumato e non fumi, perché lo stai facendo adesso? Cioè, ma così, vuole sperimentare. Questo è un normale grissino. Sì, quelli che si trovano di solito nel ristorante, quelli che ti mettono accanto al piatto. Dalla raccolta differenziata delle grissini potete vedere. Sì, l'abbiamo visto, va bene, è un grissino. Si vede che è un grissino, raga. Confermate, sì. Visto? Un po' di rottura, ecco, è un grissino. Sì, no, ma guarda che ti crediamo, fidati, ti crediamo che è un grissino. Cioè, vuole anche la conferma, hai capito? Questa è la fiamma accesa, ora voglio provare a fumare un grissino. Allora, innanzitutto devo bruciare questa parte e aspirare da qua. Così funziona il segreto normale, quindi. Ma il grissino non è concavo. Non essendo concavo e nemmeno spugnosa la parte dove devi aspirare, non credo che ti arriva il fumo. Cioè, come fai a tirare? Fammi capire. Iniziamo. Dovrebbe fare la fiamma... Ecco, no. Raga, mi sa che gli prende a fuoco la casa. Cioè, ho questo brutto presentimento. Quando inizia a fiammeggiare tanto? Ma già solo per accenderlo ci stai 20 anni? Ti dovrebbe scattare nel cervello il fatto che non si può fumare quella roba lì. Ok, ma dov'è? Ma grazie a voi che mi consigliate sti video. Me l'avete consigliato come al solito, voi me li consigliate sti video, eh? Siete dei grandi, siete. Perché poi veramente mi faccio tanti di quei flash. Ma porca puttana, ma esce il fumo, ma veramente esce il fumo. Ma com'è possibile sta cosa? Ma quello non è un vero Cristi, non è possibile. Raga, gli è uscito il fumo dalla bocca, ha aspirato davvero. No, tu ora mi devi dire come cacchio hai fatto. No, aspira i fumi dei Cristini. Pazzescamente pazzeschi, assurdi, ma veramente oggi. Ce l'ho fatta, madonna che schifo. Oggi andiamo a aspirarci il crissino col naso. Dai che ce la fai, dai che... No, non ce la fai, fidati, non ce la fai, lascia stare, non è cosa tua, lascia stare. No, non cominciamo a sputare e a fare schifezze perché veramente vomito qui sulla tastiera del computer, eh. Non incominciamo a fare ste cose, per favore, eh. Non ho visto il fumo, aspetta. Allora, 60 minutes. Allora, 200 chilometri. Yes. È un odore strano, cioè fa schifo il sì, rumore, il sapore. Ma grazie al cazzo, è un grissino bruciato, è normale che fa schifo, è un odore strano. Non è una sigaretta, non è un sigaro o qualcosa del genere. È un grissino che tu hai bruciato e ti stai aspirando il grissino bruciato, ovvero la cenere che ci sta davanti, quella tutta nera. Nera come lo sterco. Fa schifo perché questi grissini sono forse un po' troppo dolci, ecco. E come sarà mai il sapore? Come sarà mai? No,
no, non sputare, non sputare! Credimi, fa schifo, non sputare, ti prego, non sputare! Che schifo. Dio mio, allora. Voglio provare qualcosa di un po' più potente, allora. Adesso va a fare una degustazione potente fumandosi un pezzo di carta. Quella è una degustazione per lui. Un pezzo di carta, allora. Bisogna rotolare il pezzo di carta. Allora, prima arrotolalo. Se si vuole rotolarlo bene, bisogna partire da qua. Se si vuole rotolare, bisogna rotolarlo. Arrotolalo. E pian piano rotolare. Rotola, rotoloni, regina. Fino a quando? Si rotola in modo bello, capito? Arrotolalo. Ah, colgo questa occasione per rispondere a una domanda che mi è stata posta nel video precedente. Che lessico antiquato. Forse. Ok, va bene. Cioè, colgo l'occasione per rispondere a una domanda che mi è stata fatta nel video precedente. E la risposta è forse, ok, va bene. Ci sto. Ma qual è la domanda? Qual è il contesto? Perché la risposta non si è capita. Cioè... Ma serio? Ma che... Ora, proviamo a fumare questo pezzo di carta. È vuoto, eh? È vuoto? Ecco, da questo forse, visto che è concavo, ti esce il fumo. Se si può aspirare meglio. Mi raccomando, raga, non fatelo a casa. Lui lo fa perché è un esperto. Voi non fatelo a casa, mi raccomando. Qua potete vedere l'aria che passa al suo interno. Allora, questo è preparato una giotola con della buona acqua. Vediamo cosa succede. Raga, sta per accendere il petardo. Non si, cioè, si è bruciata la parte esterna. Vabbè. Raga, non l'ha acceso bene il petardo. Vai. Pezzo di carta. C'è solo un pezzo di carta. Raga, non ce la fa ad accenderlo il petardo. Pezzetto di carta. Vado. È uscito il io non ci posso credere. Si sta veramente aspirando come un aspirapolvere quel pezzo di carta. Io sono senza parole. Oh madonna. Non sputare, cazzo. Non sputare, veramente, ti prego. Da vomitare. Perché devi sputare? Ma sputa magari dall'altra parte, così non vediamo. Funza col pezzo di carta, sì! E raga, lui è felice, no? Sta facendo una cosa veramente notevole, grande! Grandissimo! Fermato per sbaglio, ecco. Ti prego, non sputare! Non sputare, cacchio! Non sputare! Intanto, raga, l'hashtag per questo video è hashtag sputa come un lama! Raga, mi raccomando, scrivetemi tutti nei commenti hashtag sputa come un lama, perché in realtà sì. Cioè, se ti sputa e ti arriva addosso, ti lascia dei lividi grossi così. C'è roba che ti manda all'ospedale con uno sputo. È una roba... Allora, vi spiego la parte teorica. Raga, momento scienza, ci sta spiegando la parte teorica, ovvero come funziona... Cioè, in pratica, come funziona quello che sta facendo lui? Qua sta andando a fuoco questa parte. Ora, se io aspiro di qua, il fumo che c'è di qua va attraverso il pezzetto, che qua potete vedere c'è il buco. Ora, se tu aspiri di là, il fumo passa di là e poi ti esce da là. Se tu invece aspiri dall'altro lato, ti ustioni la bocca. Cioè, io mi immagino sbaglia verso e aspira dall'altro lato. Cioè. Si ustiona la bocca in un modo esagerato. Allora, io, no, ti giuro, io termino il video appena continui a sputacchiare come un lama. Raga, sputa come un lama. In questo video stai sputando un po' troppo, eh. Non me l'aspettavo da te. Bruciandomi la lingua riesco a prendere il fumo e a soffrire, perché alla fine non serve a niente. Ah, lo sai che non serve a niente, però lo fa lo stesso. È consapevole. Però è molto simile l'effetto, eh, da quello che vi, cioè, a me bruciarli è normale, voi fumatori. È normale che la lingua brucia? Basta sputare! Basta sputare!
Ma che cazzo hai una mitragliatrice dentro quella bocca? Per Dio! Ma poi sputa come se fosse un pesce arciere! Ma che sei un cecchino che sputi con questa potenza? Cioè raga, sta facendo i buchi nel tavolo! Ogni buco è così! Quel tavolo è diventato un pezzo di groviera! Cioè non è che sputa, spara, è diverso! Ho spento un attimo le cose, qua ho messo a posto... Ah. Allora vi voglio un attimo fare una domanda, se sapete rispondetemi per favore. L'effetto che la lingua brucia è normale? Tu ti stai aspirando la cellulosa, il legno ti stai aspirando, ecco perché ti brucia la lingua. Lì dentro non c'è il tabacco come nelle sigarette, nei sigari o nelle pipe. Ti stai aspirando la cellulosa e il legno, ecco perché ti brucia la lingua. Qua guardate, oh, il mio primo pezzo di carta fumato. Spero anche lui. No, lo devo nascondere bene, però. Okay. Lo devo nascondere bene, il sacchetto è rotto. Vabbè, lo butto giù dalla fine. Non si fa, bambini, non si fa. Non prendete esempio da me. Non si fa, bambini, eh? Benvenuti all'albero azzurro. Io lo posso fare, voi no, bambini, mi raccomando, don't try this at home, non fatelo a casa, eh? E mi raccomando, se vi dovete fumare un pezzo di carta, fatelo sempre con le forbici dalla punta arrotondata. Conclusioni facili, il video era tanto per, volevo fumare un pezzo di carta, tanto per... Vabbè, alla fine è tutta una cazzata, tanto per!